Buongiorno a tutti e bentrovati nell'angolo verde di Angela. Oggi parliamo del plumbago auricolata, conosciuto anche con il nome di gelsomino azzurro. È originaria del Sudafrica. È un arbusto rampicante dalla crescita rapida e vigorosa, che invaso può raggiungere anche i 2 metri di lunghezza e i cui fusti vanno guidati su sostegno. Ha delle foglie ellittiche lunghe dai 5-7 cm, tendenti ad arrotolarsi in sotto. I fiori, riuniti in gruppi di circa 20 elementi, sono formati da una corolla tubolosa che si apre in 5 lobi di color azzurro cielo. Esiste anche una varietà a fiori bianchi. Ogni petalo è percorso da una sottile linea blu scuro. Il gelsomino azzurro fiorisce da aprile a fine ottobre. Si semina in estate mediante talee semilegnose lunghe 10 cm e piantate in vasi riempiti di torba e sabbia in parti uguali. Durante la stagione di sviluppo occorre somministrare del fertilizzante liquido ogni 15 giorni. Ogni anno ricordate di rinvasare il vostro gelsomino azzurro in contenitori di diametro poco più grandi di quello che lo contiene in precedenza. In febbraio è bene tagliare abbondantemente tutti i rami, fino a un terzo della loro lunghezza, con particolare attenzione per i tralci disordinati. I fiori compariranno sui nuovi germogli, poiché fiorisce sui rami dell'anno. Vive a una temperatura ambiente, ma in inverno essa non deve scendere sotto i 4 gradi. Predilige una posizione molto luminosa, ma la base deve comunque rimanere all'ombra. Gradisce il sole diretto per almeno 3-4 ore al giorno. Dalla primavera all'autunno bisogna innaffiare con regolarità. D'inverno è sufficiente evitare che il terriccio si secchi completamente. Aumentare le innaffiature alla comparsa dei primi germogli. E per finire, una curiosità. Vediamo un po' cosa vuol dire il gelsomino azzurro nel linguaggio dei fiori. Esso indica intesa e complicità. Con questo bellissimo fiore io vi saluto. Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici. Per chi vuole può anche seguirmi su Instagram. Se avete qualche problema con le vostre piante, non esitate a contattarmi, sarò felice di potervi aiutare. Non mi rimane a questo punto che salutarvi e, come dico sempre alla fine di ogni video, ciao e una buona giornata a tutti!